Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi parliamo di TK8, episodio 2. Parleremo nello specifico del pannello Multimask, ma prima di parlare del pannello vi invito a fare clic sul link in descrizione se volete acquistare questo incredibile pannello al costo di 29 dollari, ma con il mio codice sconto NICO15 avete il 15% di sconto sul pannello oppure su qualsiasi altro elemento dello store di Tony Kuiper. Ed eccoci all'interno di Photoshop. Quando aprite i vari plugin del TK8, dalla finestra appunto plugin, abbiamo il plugin Combo, il CX, Multimask e My Action. Questi pannelli servono praticamente per inglobare tutte le funzionalità del TK8. Oggi parliamo del pannello Multimask che io generalmente metto appunto in questa posizione. Utilizzo anche il pannello CX, anzi è fondamentale utilizzarlo, e il pannello My Action che raccoglie un po' le azioni che uso più frequentemente. Oggi parliamo di questo pannello perché rappresenta il cuore del nostro plugin. Il pannello Multimask è diviso sostanzialmente in tre parti. Abbiamo la prima parte dedicata alla creazione delle maschere. Poi, una volta creata la maschera, abbiamo la parte centrale che si dedica alla modifica della maschera stessa, e infine abbiamo tutta la sezione di output dove praticamente andiamo ad applicare quella maschera che abbiamo creato su un livello di regolazione, oppure andiamo a memorizzarlo, eccetera, eccetera. Vedremo nel tempo in dettaglio queste varie opzioni. Come vi ho già accennato, il pannello Multimask rappresenta la parte centrale del nostro sistema, ma è ovviamente coadiuvato dal pannello CX o Combo, che hanno le stesse identiche funzioni e che lavorano sostanzialmente in simbiosi l'uno con l'altro. Cioè il pannello CX in questo caso dà tutta una serie di funzioni e di azioni che lavorano direttamente in Photoshop e che poi vengono applicate, ad esempio, utilizzando il pannello Multimask. Ma restiamo per oggi all'interno del pannello Multimask. Multimask perché abbiamo vari strumenti che ci permettono di creare maschere differenti. Il classico pannello è questo, quello che determina, o meglio, crea le maschere di luminosità. Una volta cliccato, non abbiamo altro che subito e immediatamente la selezione delle luci 1, che sono le prime luci, le luci più larghe, diciamo, e poi via via si vanno a selezionare le luci più strette. Nella parte sinistra, invece, andiamo a selezionare, le ombre in maniera via via più restrittiva. Cosa ci servirà questo? Beh, lo andremo a vedere più tardi. Poi abbiamo questi tre tastini centrali che non sono altro che la selezione dei mezzi toni. I mezzi toni, ricordo, sono una selezione da un punto di vista tonale, perché con le maschere di luminosità parliamo di tono, quindi gradazioni dal nero al bianco, con tutte le gradazioni intermedie. Andiamo con i mezzi toni a selezionare tutto ciò che non è, o meglio, tutto ciò che è tranne le luci e le ombre. Anche questo tipo di selezione è molto molto importante. All'interno della maschera di luminosità abbiamo la possibilità di selezionare la sezione RGB, quindi l'insieme di tutti i colori, oppure possiamo navigare, supponiamo di selezionare le luci, possiamo navigare all'interno dei colori principali RGB o dei suoi colori complementari. Questo per andare a mirare ancora meglio la nostra selezione. Infatti, quando si lavora con questo tipo di strumento, il primo problema che ci si pone di fronte è: ok, ma io come faccio a selezionare, come faccio a creare queste maschere? Beh, ci sono appunto varie opzioni. L'opzione classica è quella di lavorare in RGB, oppure di andare a cliccare su R, quindi su tutti i rossi. Quindi il pannello andrà a lavorare soprattutto sui colori rossi. G sta per green, quindi andrà a selezionare soprattutto il verde, il blu. Poi abbiamo il contrario del rosso, cioè il ciano, il magenta
e il giallo. Come vedete, abbiamo di volta in volta selezioni differenti e andremo a scegliere quelle che mirano di più ovviamente il nostro interesse. Abbiamo la possibilità con questi tasti di andare a rivedere la nostra foto originale e di ritornare alla maschera, oppure di visualizzare la maschera sotto forma di colore, in modo col magenta tipicamente, perché il magenta è un colore che tipicamente non si trova nel nostro paesaggio, è molto raro, quindi viene utilizzato in questo caso, è un tipo di visualizzazione che molte volte è molto utile. La X infine viene utilizzata per uscire dalla nostra maschera, per praticamente annullare qualsiasi tipo di operazione. Una volta che noi abbiamo creato una maschera, supponiamo che ci interessi lavorare con le luci 1, possiamo andarle a modificare attraverso questi strumenti, che sono gli strumenti base. Poi c'è un pannello specifico per andare a modificare in modo molto approfondito una maschera, ma per ora fermiamoci qua. Abbiamo gli strumenti base per modificare una maschera, sono o i livelli tonali oppure una curva, a piacere. I livelli tonali sono un po' più facili da usare, la curva può fare più cose ma è anche più complicata. Per esempio, in questo caso specifico, cliccando valori tonali posso aumentare la forza della mia selezione o della mia maschera. Chiudendo i neri invece vado a chiudere le ombre, quindi ho una selezione ancora più mirata, magari delle parti in luce rispetto alle ombre. Portiamolo a zero. Se lo faccio con la curva, utilizzando questo e questo slide, avrò praticamente lo stesso effetto di prima, solo che qui ho anche la possibilità di lavorare in maniera più approfondita con la curva stessa. Ricordo anche che c'è la possibilità di andare a cliccare con la manina, di andare a lavorare specificatamente, non so se si dice così, su determinate aree tonali, in modo da chiudere o aprire particolarmente una selezione. A questo punto, una volta che ho elaborato la mia maschera come mi sembra più opportuno, la posso andare ad applicare su uno di questi livelli di regolazione che ho qui, che sono quelli principali. Poi all'interno di questo bottone ho tutti gli altri, diciamo che questi sono quelli più utilizzati, quindi posso applicare su curve, valori tonali, abbiamo il contrasto e la luminosità e la tonalità e saturazione. Abbiamo poi altri strumenti che andremo a vedere in dettaglio via via, magari in prossimi tutorial. Quindi adesso, supponendo che questa maschera sia quella corretta per me, cliccando su questo tasto andrò ad applicarla su una curva. Eccola qua, la mia curva ha applicato questa maschera, che è esattamente quella di prima, e adesso la posso andare a modificare, magari, che ne so, ad aprire un pochettino per dare più luce alle luci stesse. Se voglio ad esempio chiudere le parti scure, in questo caso quindi stavo facendo una sorta di contrasto, vado sempre sul pannello multimask e sulla sezione delle maschere di luminosità e vado a selezionare le parti in ombra, magari una parte in ombra particolarmente scura. Anche in questo caso posso andare a modificare con la mia, in questo caso sempre valori tonali per semplicità, applico questa maschera ad un'altra curva ancora, e adesso questa curva mi andrà a chiudere i neri. Se guardate queste parti più scure, queste in mezzo all'erba, praticamente vado a chiudere questi neri, e il prima e il dopo è questo. Praticamente con due clic ho tra virgolette risolto, o meglio ho creato maggiore contrasto all'interno della mia immagine. Andiamo momentaneamente a cancellare questi livelli di regolazione, che sono solo dimostrativi, non è assolutamente un tutorial sul cosa si può o si deve fare in questa immagine, tanto scattata in Val Gardena, e queste sono le Odle. Dunque abbiamo altri tipi di strumento, abbiamo detto le maschere di luminosità classiche, poi abbiamo il secondo strumento che io utilizzo tantissimo,
che è quello del Zone Mask. Praticamente attraverso questo strumento si apre, come vedi, un selettore di colore, ma siamo sempre all'interno del mondo della ricerca del tono della foto, cioè si apre il selettore colore, ma di fatto noi col picker andiamo a selezionare un tono. Per esempio, voglio lavorare su questo tono qui, ok, gli do ok. E mi viene fuori una maschera molto più stretta rispetto a quella che avrei utilizzato precedentemente, e qui posso, attraverso questi cursori, posso modificare ulteriormente, cioè ricercare qual è, ancora in modo più mirato, era questo il punto che mi interessava, in modo ancora più mirato la mia selezione. Con questo slide vado a rinforzare o a diminuire, se voglio, la forza della mia maschera, ok? E con quest'ultimo slide invece vado a restringere ancora di più, vado a restringere ciò che ho selezionato, e come vedi in questo caso ho un'area molto molto ristretta. Cosa potrebbe servire questa cosa qua? Questa potrebbe servire ad esempio per fare un dodge. Per esempio, clicco su questa, questo vedi, vado a utilizzare il pannello CX in questo caso, dove vado a creare in modo automatico un livello dodge. Con questo tastino qui trasformo la maschera in selezione. Eccola qua. La selezione è nascosta sotto, non si vede, ma abbiamo queste formichine che mi dicono che la maschera c'è. Si è anche acceso i colori del bordo, se vedi bene, del mio pannello CX. Sarebbe la stessa cosa sul pannello combo, ovviamente, che è una sorta di fratello gemello. Qui posso prendere, selezionare il pennello bianco, gli do un flusso, io non voglio più col flusso che con l'opacità, gli do un flusso per esempio del 20-21% in questo caso, potrei fare anche meno, perché bisogna essere molto parsimoniosi, e come vedi io adesso sto disegnando letteralmente sopra la mia selezione, guidato dalla selezione sottostante. Il prima tolgo la selezione con comando CTRL D, il prima e il dopo è questo, come vedete, o meglio come vedi, ho dato luce praticamente a questa parte della montagna. È troppo? Nessun problema, basta andare in opacità, abbassare del tutto l'opacità e portare su fino a quando serve. Il prima e il dopo è questo. La tecnica del dodge and burn è una tecnica utilissima e strausata all'interno della fotografia, non solo di paesaggio ma qualsiasi genere fotografico, e ci serve per dare tridimensionalità alle nostre foto. È un mondo quello del dodge and burn, io uso soprattutto il dodge più che il burn, però è davvero importantissimo saperlo usare. Per esempio, voglio rendere più drammatiche le mie belle nuvole, creo un livello stavolta burn, eccolo qui, c'è la possibilità di avere sia un livello grigio al 50% che un livello trasparente, ne parleremo in dettaglio quando sarà il momento. E vado sempre col mio bel strumento Zone Mask a selezionare, supponiamo, questa parte delle mie nuvole, ok, le rendo la selezione un po' più forte, la rendo più selettiva, guarda che c'è un bellissimo granello di polvere lì, vado a selezionare la mia maschera, rende la selezione, e adesso con un pennello nero, ok, portando il pennello a una determinata grandezza, sempre un flusso basso, vado a colorare le mie nuvole e a renderle più drammatiche. Ecco qua, il prima e il dopo è questo. Quindi abbiamo fatto un esempio di dodge and burn utilizzando il Zone Mask. Andiamo avanti. L'altro strumento di maschere molto molto importante da utilizzare è il Color Mask. Stavolta andiamo a lavorare sui colori, quindi clic qui, esce di nuovo la finestrella selettore colore, ma stavolta vado a selezionare un colore che mi interessa, per esempio questo violetto qui, ok? Vediamo un po' cosa succede. Abbiamo che è un colore molto tenue, ma non c'è problema, lo porto al massimo, vediamo di andarlo a restringere ancora. Posso con il pennello nero andare ad
portiamo al 100%, andare a togliere questa parte che non mi interessa assolutamente. Posso sempre con i valori tonali o con le curve rendere questa selezione ancora più forte, e adesso per esempio lo porto a tonalità e saturazione questa maschera, quindi me la ritrovo qua su questo pannello. Ok, adesso posso alzare la saturazione e si alzerà praticamente la saturazione, il colore di questi bei fiori. Per esempio, selezionando il magenta, ecco che ho il prima e il dopo. Altro esempio che possiamo fare sempre con Color Mask, andiamo per esempio a selezionare questo giallo, ok, quindi rappresenta sostanzialmente quest'area dell'erba, gli dico ok, come vedi mi ha selezionato tutta questa parte, vado a trasformare, o meglio vado a correggere un po' la mia selezione, direi che così va bene. Col pennello nero vado a togliere le parti che non mi interessano, per esempio queste. Anche in questo caso vado in tonalità e saturazione e magari sempre con la manina vado a mirare il mio bel colore, quindi i gialli, e voilà, ho praticamente rinforzato la saturazione solamente di questo colore e di quest'erba. Ma andiamo avanti, abbiamo questa maschera stavolta invece, che è la maschera della vividezza e la maschera della saturazione. Cosa mi dice questa maschera? Questo tipo di maschera mi dice praticamente ciò che è tanto saturo e ciò che ha bisogno di saturazione. Quindi la parte della vividezza, una volta selezionata, ad esempio così, cos'ha? Ecco, vedi che mi ha selezionato un po' tutto tranne la parte centrale, dove avevo aumentato con il livello di tonalità e saturazione la saturazione, cioè questa parte non ha bisogno di saturazione secondo lui. Quando invece vado, e quindi poi la posso andare ad applicare a un livello tonalità e saturazione per aumentarne la saturazione stessa, proviamoci, facciamo così, alziamo e si va ad alzare un po' anche questa parte qui di saturazione, per il semplice fatto che comunque era una parte che in parte, scusa il gioco di parole, era stata selezionata. Possiamo rifare eventualmente, quindi rifacciamo così, andiamo da questa parte qua, andiamo a chiudere un pochettino a parte dei neri, ok, quindi questa parte non verrà più influenzata. Apriamo un attimino tra parte dei bianchi, lo applico al tonalità e saturazione e adesso la parte centrale non dovrebbe essere coinvolta, infatti praticamente non lo è. Ora sto facendo una schifezza solo per farti vedere come lavora questo tipo di strumento, niente di più e niente di meno. Se invece voglio rassicurarmi del fatto che l'immagine non sia troppo satura, ok, vado nella parte dedicata alla saturazione. In questo caso, come si vede, ho una parte che è molto satura. Chiaramente sto facendo tutta una sovrapposizione di livelli di regolazione, è solo per farvi vedere, questo voglio sia chiaro. E in questo caso vado ancora una volta in tonalità e saturazione e stavolta andrò a desaturare per portare l'immagine a un valore più naturale, più credibile. Ecco, questa è una cosa importante, questo è un controllo che io faccio spesso perché mi rendo conto che molte volte le persone sbagliano per quanto riguarda due cose nelle loro foto, questo l'ho già ripetuto più volte, sbagliano per quanto riguarda sia la saturazione che il contrasto. Di solito si tende a creare grosso impatto nelle nostre immagini andando a esagerare la saturazione e il contrasto, e questo secondo me è un grave errore. Andiamo anche stavolta a eliminare un po' tutti questi livelli. Eccoci qua, ritorniamo alla situazione di base, perché andiamo avanti. Allora, questo pannello qua andremo a vedere dopo cosa serve. Questa è un'altra maschera molto interessante. Questa lavora praticamente sulla luminosità dei colori. Mi apre questo livello bianco e nero, dove io, andando a giocare con i vari cursori, vado a chiudere o ad aprire la luminosità, come vedi, quindi la selezione di determinati colori. Alla fine, in base al tipo di risultato che mi interessa ottenere, ecco,
supponiamo questo, in base al risultato che mi interessa ottenere, trovo una maschera differente. Posso sempre andare a lavorare con i miei strumenti di definizione, o meglio di per dare a definire la mia bella maschera. Anche stavolta vado ad esempio su una curva e posso aumentare la luminosità, per esempio, proprio di quegli elementi lì. Quindi ricordo che questa maschera lavora sulla luminosità dei nostri colori ed è molto molto utile in tantissimi casi. Chiudiamo tutto, tasto X e ritorniamo al punto di partenza. Chiudiamo anche questo livello. L'ultima maschera che andiamo a vedere è questa, è la maschera Edge, praticamente la maschera dei bordi. Cosa mi fa questa maschera? Questa maschera mi cerca tutti i bordi della mia immagine. Infatti, se andiamo a ingrandire un po' la nostra immagine, vediamo che lei ha cercato tutti i bordi. I bordi più importanti, o meglio, il bordo più importante forse è proprio il bordo della montagna. Cosa ci serve questo tipo di maschera? Beh, intanto la andiamo un attimino a elaborare, a sistemare un po'. Eccoci qua. Andiamo a lavorarla. Magari andiamo a eliminare tutta questa parte che non ci interessa e praticamente siamo riusciti, attraverso pochissimi click, a... Vediamo se ci riusciamo. Sto lavorando col mouse, quindi... queste cose si fanno con la penna grafica, sarebbe meglio. Vado a selezionare di fatto, vediamo, rendere il bordo più netto. Vado a selezionare di fatto, ecco qua, il bordo della mia montagna. Questo cosa ci serve? Questo ad esempio ci serve per proteggere il bordo della montagna quando andiamo a creare, a mettere ad esempio del dettaglio. Intanto andiamo a salvare, quindi un altro elemento tipico del multimask è il save. Posso salvare la maschera, gli do bordo come nome, ok, la vado a salvare per sicurezza, me la trovo adesso qui sui canali, bordo, vedi, è lì, ritorno ai miei livelli, perché questa adesso la posso anche invertire, ok, la posso modificare e praticamente la posso andare a utilizzare per andare a proteggere, dicevo, il bordo della mia montagna. Andiamo un attimino in dettaglio, vediamo un po' cosa si può fare. Se io do alla mia montagna, vado su TK, le azioni del TK, e gli vado a dare chiarezza, cioè quindi dettaglio, ok, succede che il bordo della mia montagna, come vedi, ha un alone, si è creato praticamente. Questo è tipico, non è un errore del mio lavoro, è una roba tipica. Ecco, applicando una maschera sul bordo, quello che abbiamo creato, vediamo se riusciamo anche a farla questa cosa, si va sull'omino, ok, si va sull'omino, c'è il bordo, attenzione, questa è meglio metterla dentro un livello, gli creo una maschera ma non è necessario, vado sull'omino, bordo, ok, gli dico applica il bordo alla mia maschera, questo è lo strumento per fare questa cosa qui, ok, la mia maschera è questa qui, ma io non voglio questa maschera, voglio invertire, quindi vado su Command I per invertire la mia bella maschera. La mia maschera adesso è questa e questa parte qua non sarà influenzata dal mio dettaglio. Infatti vediamo prima e dopo, vediamo un po' se ci sono riuscito. Questa è una cosa che eventualmente si fa, disabilita la maschera per piacere, eccola qua, prima e dopo, se vedi praticamente il mio bordo scuro se n'è andato. Per eliminare il bordo più chiaro avrei dovuto aumentare le dimensioni del mio bordo e magari sfumarlo, ma questa è una cosa che faremo in un tutorial specifico appunto per fare questo tipo di lavoro. Infine andiamo a vedere un attimino
cosa fa un'altra funzione, per esempio questa, gliela do, ho dato le luci, le metto a una curva, voglio modificare questa maschera, ecco, questo strumento mi permette di andare a modificare la maschera stessa, la posso andare a visualizzare, ok, e posso ad esempio dargli, qui ho tutta una serie veramente enorme di possibilità, la posso ad esempio sfumare per renderla meno forte, ok, la posso modificare ulteriormente, eccola qua ad esempio, cioè dopo che ho creato la maschera e dopo che gliel'ho applicata posso andare a fare questo lavoro qui dentro a questo pannello qua, che è questo. Ok, la mia maschera adesso è diventata questa qui rispetto a quella prima, sfumata e con un'opzione di sfuma di tono diversa rispetto alla prima, ok? Quindi con questo strumento vado a modificare una maschera che si è già creata. Se invece creo una selezione, ad esempio luci 2, ho una selezione, voglio andare a vedere la selezione e modificare la selezione, basta cliccare su questo tasto qui. Qui vado a visualizzare la mia selezione che è sotto, era nascosta, e vado a modificare con gli stessi strumenti che abbiamo visto nello strumento precedente la mia bella maschera. Posso ad esempio allargare, rendere più potente la mia maschera, posso farci anche qui la sfumatura, posso aumentare la luminosità della maschera, il contrasto, eccetera eccetera, e anche in questo caso posso ritornare o sulla mia selezione o andarla a memorizzare. In questo caso supponiamo vado a creare ancora una volta la mia selezione e vado ad applicarla su valori tonali, ok? Sto facendo cose a caso adesso, non c'è un senso in quello che sto facendo dal punto di vista diciamo di post produzione, sono solamente prove. Ecco, andiamo alla fine a vedere un pochetto questo ultimo strumento. Questo è uno strumento che permette di realizzare degli effetti di post-produzione basati su workflow di altri fotografi. Molto interessante questa cosa. Di solito i pannelli sono chiusi in se stessi, ok? Invece in questo caso Tony Kuiper prende spunto anche da altri fotografi per fare elaborazioni differenti. Io per esempio seguo da tempo Blackie Rudis, che è molto interessante perché Blackie Rudis è praticamente un pittore che poi si è dedicato al mondo della post-produzione, e questo è molto molto bello secondo me, perché applicare concetti pittorici all'interno della post-produzione di Photoshop è molto interessante. Quindi questo tasto rappresenta più il tasto dello strumento, si chiama Workflow Extra ed è molto bello. Cosa ci manca? Ci manca questo strumento, l'ho lasciato per ultimo apposta perché di questo strumento parlerò approfonditamente a parte su un tutorial completamente diverso, perché questo è uno degli strumenti più incredibili, è il cosiddetto color grading. Quando io apro il color grading di fatto mi si apre una ruota colore, con il tasto più si crea una curva, perché questa è, non è altro che una curva, dove io qui posso andare a selezionare le ombre, i mezzi toni o le luci, ok? E praticamente non faccio altro, vedi, guarda la curva cosa fa, che modificare questa curva qui. Il bello è che però posso utilizzare anche i colori, posso incredibilmente andare a creare qualsiasi tipo di colore qui dentro, però questo, ripeto, è un tutorial assolutamente a parte che deve essere approfondito, perché è uno strumento davvero molto ma molto potente. Bene ragazzi, per ora direi che è tutto, altrimenti il tutorial diventa veramente troppo troppo lungo, però io spero sia stato tutto molto interessante, perché secondo me adesso già con questi primi due tutorial siete in grado di muovervi all'interno di questo plugin, che è ovviamente bellissimo ma ha anche una sua complessità. Non esistono strumenti a questo livello semplici. E poi un'altra cosa volevo dirvi: non è che acquistando questi plugin noi risolviamo i problemi della nostra vita, anzi forse da un certo punto di vista li complichiamo, perché questi sono solo strumenti
Cioè ci danno la possibilità di fare delle cose, ma siamo noi che dobbiamo decidere cosa fare e come applicarli. Quindi questi non ci risolvono una foto brutta, ce la fanno diventare bella. Ce la migliorano sicuramente, è possibile, ma non è possibile risolvere un problema alla base, perché una foto nasce dal prima ancora dello scatto, cioè nasce da un'idea, nasce dalla ricerca di una location, nasce dalla ricerca di un soggetto, arrivare al posto giusto, al momento giusto. Poi la tecnica fotografica, quindi scattare nel modo corretto, perché se ci sono dei problemi, contrasti troppo grandi, errori di altro tipo, non risolviamo ovviamente nessun problema. E infine dobbiamo conoscere come usare questi mezzi. Finito tutto questo, parte una cosa che può durare anni, può durare anche tutta la vita, che è una ricerca personale artistica, cioè è quella di trovare il nostro stile, di avere un'idea, di avere una visione, e allora questi strumenti sì, diventano veramente utili per raggiungere lo scopo che esattamente abbiamo in testa. Ma da qualche parte dobbiamo pur partire. E quindi attraverso questi tutorial, che sono semplicemente tecnici, perché stiamo parlando di tecnica, non di arte, ok, in questa fase almeno, impariamo a utilizzare questi mezzi, questi strumenti, che diventano via via veramente sempre più importanti. Ragazzi, spero che il tutorial vi sia piaciuto, mettete un like, ditemi un po' cosa ne pensate, se vi interessa, se vi piace il modo in cui ve lo sto spiegando. Continuerò con altri tutorial di questo tipo, perché si tratta di veramente qualcosa di importante, è un mondo sicuramente che si apre. E niente, ci vediamo al prossimo tutorial, grazie ancora per avermi seguito, a presto, ciao ciao!